La grande kermesse dei paesi BRICS si è ormai conclusa ed al di là della facciata e del clima da gran galà, cosa rimane? Davvero abbiamo assistito alla nascita del mondo multipolare e al crollo del mondo legato al dollaro? Per chi ci crede o ci ha creduto, il risveglio potrebbe essere brusco, facilitato senza dubbio da un'informazione pseudo-indipendente che si è inchinata all'assenza di senso critico. Anche perché proprio in chiusura di vertice BRICS arriva in Russia una bella mazzata. Mentre si stava terminando vertice BRICS a Kazan, la banca centrale russa alza ancora il tasso di interesse in Russia di altri 2 punti percentuali, arrivando al 21%. Io dico, ma secondo voi non sarebbe meglio fare prima pulizia a casa propria, far sì che la banca centrale russa diventi davvero russa e non l'esecutore degli ordini che continuano ad arrivare dal Fondo Monetario Internazionale, piuttosto che pensare ad esempio alla così sbandierata valuta BRICS, che se neanche il rublo ha l'indipendenza finanziaria, se in Russia è ancora in vigore cosiddetta regola di budget, in cui praticamente la Russia può stampare, quindi la banca centrale russa può stampare tanti rubli quanti sono arrivati dalla vendita, quanta valuta è arrivata dalla vendita delle materie prime russe all'estero. Quindi venduto 100 miliardi di dollari di petrolio all'estero, posso stampare l'equivalente in rubli e non di più. Ma quindi di chi è questa banca centrale? E la banca centrale, quello che fa banca centrale, quello che come opera, come ad esempio il tasso di interesse, questo si riflette nella vita di ognuno di noi, di ogni cittadino che vive in Russia, che lavora, l'inflazione, che paga le tasse, che paga le bollette, che ha un'azienda, che ha un'attività, anche sulla guerra, sul fronte, che l'industria bellica russa sta lavorando, ma in queste condizioni, ok, come fai ad andare avanti avendo il 21% del tasso di interesse? In Italia quanto è il percento, in Europa 3,5, adesso 4, se mi ricordo, hanno fatto due volte, abbassato ultimamente, ma il 21% è una cosa ridicola. Quindi osservando questo e poi osservando queste cose del BRICS, che sicuramente fanno molta scena, ma la realtà è ben diversa. La banca centrale russa è governata da tempo da personaggi piuttosto equivoci, molto lontani dall'essere davvero anti-occidentali. L'operato della banca centrale, di cui abbiamo parlato più volte anche in queste trasmissioni, che tra l'altro al capo della banca centrale già dal 2013 sempre la stessa persona, Elvira Nabiullina, che abbiamo detto che è suo marito, che è uno dei più liberal famosi in tutta la Russia, eccetera. È evidente in questi anni dell'operato della banca centrale cosa sta sopportando, quali sono gli ordini che sta realizzando, che arrivano chiaramente da fuori dalla Russia, che sta realizzando all'interno dell'economia russa. Quindi tu come se tu volessi creare un ordine fuori per strada, quando hai invece un disordine totale in casa tua. Prima sistemi le cose a casa tua. Ecco quindi che torna alla domanda iniziale: cosa potrebbe rappresentare davvero il blocco BRICS? BRICS non è, al mio parere, una realtà che può essere una vera alternativa al dominio occidentale, anche perché questa realtà è stata creata, al di là della retorica che dico no, noi siamo contro nessuno, è stata creata a immagine e somiglianza dal G7, G20, quello che è. Solo che chiaramente la Cina e l'India utilizzano questo BRICS come un palco, praticamente, e anche gli Stati Uniti in un certo senso, secondo me, sono d'accordo, per un certo dialogo che è comodo essere praticamente ogni tanto avere la possibilità, una voce
di conversazione tra queste superpotenze che sono Cina e India e il mondo occidentale. La Russia, secondo me, all'interno del BRICS, il suo vero gioco, il senso di BRICS per la Russia, almeno in questo momento, non c'è. Si parla molto, fa molta scena tutto questo, ma se noi andiamo a vedere il succo del discorso, per la Russia in questo momento BRICS è una cosa ancora, o forse lo rimarrà per sempre, non lo so, inutile. Anche in questa vicenda la propaganda nei vari schieramenti è molto forte. L'importante è sempre far credere che esistano buoni e cattivi, mondi contrapposti, e scatenare le opposte tifoserie in attesa di improbabili salvatori che inevitabilmente non arriveranno mai. E i propagandisti, c'è anche il rischio che siano gli stessi. Se tu vedi ad esempio il mainstream in Russia, è lo stesso, è propaganda con un altro segno, quindi con segno più piuttosto che con segno meno, ma stiamo parlando e anche stiamo dicendo le stesse parole, stiamo parlando delle stesse cose, quindi, ma sono le stesse persone, poi della stessa nazionalità, se vogliamo dirlo davvero, sia da una parte che dall'altra, che sono propagandisti. Cioè, da noi tutta la televisione, tutta la mainstream, ma anche dei ormai siamo anche nei social, no? Hanno preso il potere da molti anni, ma ormai stiamo parlando da decine e decine d'anni, le stesse persone che sono dall'altra parte, ma si scopre a volte che poi tra i propagandisti ucraini, ad esempio adesso stiamo parlando magari di Ucraina e Russia, quindi c'è una propaganda da una parte, tu puoi immaginare propaganda dall'altra, quindi si bestemmiano tra di loro in maniera assurda, e poi si scopre che i personaggi di spicco sia da una che dall'altra parte hanno lo stesso manager. Cioè, capite che purtroppo la propaganda è molto astuta, è molto furba, crea delle dicotomie false. Cioè, vi propone di scegliere tra l'A e B, che non è né A né B, ma il C ve lo nasconde, non ve lo fa vedere. A una propaganda si risponde con un'altra propaganda, ma non è così che ci si arriva alla verità, non è così che si arriva a vedere le cose vere. Anche nel nostro ciclo storico di cui stiamo parlando, io ho ascoltato decine e decine e decine di interventi, ho letto decine e decine e decine di libri per arrivare alla conclusione che tutta la storia che noi stessi abbiamo sentito nelle scuole, nelle università, tutt'oggi miei figli abbiamo dei libri storici in casa, quelli classici, diciamo, ma in realtà è tutto falso. Cioè, gli avvenimenti vengono mostrati con una luce, molto abilmente devo dire, con una luce che gira la frittata in maniera decisiva. E quindi la guerra che noi stiamo assistendo in questi anni non fa di sicuro l'eccezione. Anche qua abbiamo di fronte un nemico che è molto abile nel creare la propaganda sia da una che dall'altra parte. La verità molto spesso è scomoda e dura non aver qualcuno a cui affidarsi e pensare che ti salverà un giorno. Ma la realtà purtroppo è questa. Ci dobbiamo salvare noi, dobbiamo salvarci noi. Non ci sarà nessun Putin o Trump o chi sia che ci salverà. Era solo questo, insomma, il pensiero che mi veniva.